Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del team Giamboni. Siamo qui oggi con uno speciale unboxing di una nuova scheda video, la 1080 Ti di casa Zotac. Allora, vedete l'imballaggio. L'abbiamo comprata da AK Informatica, eh? Vi lasciamo il link in descrizione. È ancora in offerta per la settimana del Black Friday. Adesso bisogna solo capire come aprire questo sacco dello sporco. No? Eccola qua! Eccola qua, fantastica! Spunta! Dai che manca poco, dai che manca poco! Manca poco il cazzo! Casa Zotac, quindi cinese. Uscita più o meno a giugno di quest'anno. Ricordiamo un po' di specifiche. 11 giga di DDR5. Vediamo, dovrebbe essere il top di gamma. Non è il top di gamma della casa Zotac, okay? Perché c'è un modello Extreme, questo invece è un middle. Ok, via questo, eccolo qua. Altra striscia di imballaggio. Ottimo è l'imballaggio di AK Informatica. Eccoci quasi, eccola qua, è incollato proprio come... Eccola qua! Oh, guardiamo insieme. AMP Edition, guarda che bella, VR Ready, prossimo upgrade, 11 giga, Ice Storm, Freeze Tech, Power Boost, ha un doppio Power Boost come vedremo dopo, 11 giga AMP Edition, guardiamo sul retro, Rise of Game of Free, Ice Storm, ecco tutte le caratteristiche della nostra scheda video, e possiamo provare ad aprirla, provare. Guardiamo bene, questo è importante. GeForce GTX 1080 Ti, buddy! Ok. Apriamo. Servirebbero delle forbici, magicamente, delle forbici. Adesso guardiamo. Eccoci qua, prendiamo le forbici e via. Partiamo da qua. Rompiamo il sigillino. Zotac, che bello, simbolo Zotac sul sigillo anche c'è. Capoco. Eccoci qua. Scheda. Andiamo go to Zotac. Dovremmo andare anche sul sito, probabilmente per scaricare tutto il software. Oh, senti. Oh. Bam. Zotac. Ecco qua. Fantastica. Adesso procediamo all'apertura della seconda scatola. Come si aprirà mai? Da questa parte. Un po' piegazzata. Foglio di istruzioni. Sento un CD. Guardiamo. CD Zotac. Questo un dépliant. Dove parla delle sue caratteristiche epiche. E qua, quick installation. C'è anche l'adesivo. Ok, questa parte qua la mettiamo via. Porco, quanto è grossa! Allora, qua ci sono i due cavi, gli splitter. 8 a 6 pin. Ho capito. Questi qua sono gli splitter. E poi... c'è la nostra fantastica scheda video. Apriamo. Pesa leggermente qualcosina. Qui c'è. E la tiriamo fuori. Eccola qua. Porco di quanto pesa. Ecco qua. Scheda video. Fantastica. Questa è la parte del PCIe. Qua dietro il backplate con i due power boost, dicevamo prima, 1 e 1, 2.
qua ci sono. Sistema delle ventola. Però non c'è nessun copri né uscita né PCI. Non c'è nessun tipo di copertura. Però questa è in plastica, le due ventole che rimuoviamo. Rimosso le ventole, come girano i cavi e qua la parte che noi vedremo al PC. Zotac, che sarà un LED RGB, la scritta GeForce GTX, le due alimentazioni, tutte e due da 8 pin e basta. E le porte? Porte sono 3 DisplayPort, una HDMI e una DVI. Ok, le due ventole sono da 100 mm l'una e basta. Adesso possiamo procedere all'installaggio sul nostro PC. Ecco qui, allora abbiamo montato la nostra scheda video sul mio PC. Il mio PC caratteristiche ha un i7 6700K, vedete tutti i LED rossi, lei la scheda video l'abbiamo montata nello slot rinforzato e abbiamo provato a fare dei test. Lei come rumorosità non dava molto fastidio, ma l'abbiamo confrontato con la mia vecchia scheda video che era una 1060, qua vediamo l'ultimo Time Spy fatto con la 1060, che abbiamo raggiunto un punteggio di 4100 più o meno della parte grafica. Qua invece abbiamo fatto partire un test con la 1080, dove si aggirava più o meno in questa fase del test sui 60 fps. Ha raggiunto delle temperature molto elevate, si può dire che il radiatore per il raffreddamento non sia proprio il massimo, poiché ha raggiunto delle temperature vicine agli 82-83 gradi sotto sforzo, anche se la rumorosità non si è alzata. Infatti, come vediamo in questo 64 fps, un ottimo risultato, ma comunque è andata su di temperatura, scaldava anche se il rumore non è aumentato, poiché le ventole facevano abbastanza rumore sia in modalità silenziosa sia a pieno regime. Allora, il risultato del test è ottimo e possiamo vedere che rispetto alla 1060 c'è stato un buon incremento, anzi. Ecco, infatti possiamo vedere che con il test sulla 1080 abbiamo raggiunto un punteggio molto elevato, il doppio di quello della 1060, 8006, e quindi il test è andato in maniera fluida per tutta la durata. Tuttavia si sono verificate delle temperature abbastanza elevate, dai, cioè, sono comunque contenute, stiamo parlando di 80 gradi, non stiamo parlando di 150, però il PC diciamo scaldava, quindi dovrò tenere un po' sott'occhio e cercare di magari migliorare un po' il flusso del PC, anche se è molto buono già così. Beh, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo che il prezzo di questa scheda video è 699 euro, non so ancora per quanti giorni sul sito di HP Informatica. Poi comunque si aggira su una media di 800-799 euro e basta. Spero che vi sia piaciuta, lasciate un commento, un like e ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao ciao!